Na 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 na. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vediamo chi è che indovina sta canzone, dai. Scrivetemelo qua sotto. Na 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 na. Vediamo, vediamo. Oggi me la sono presa con calma, sono le 9:30, sono un po' in ritardo col video, però non avevo voglia di fare il solito video polemica, il solito video dove mi arrabbio, tanto quello è. Non è che, tra l'altro, non ho capito perché nel weekend non lavora nessuno. Nel weekend hanno questo accordo di calciomercato dove nel weekend non si lavora. Il weekend non lavorano, manco loro. Neanche le trasmissioni, cioè tipo anche Sport Italia, così sabato e domenica niente, mandano le ragazzine. Loro non lavorano nel weekend. Vabbè, già non ci sono le partite, manco si lavora. Speriamo che tra un po' si va al mare. Adesso, tra 10 giorni, si va al mare. Perlomeno, porto mia moglie e mio figlio. Io faccio 3-4 giorni e poi torno a lavorare. Perché qua, qua lavora la gente, a differenza di altri. Qua qualcuno lavora. Tanto oggi torno a Reggio Emilia, tutti in the box stasera. Quindi stasera sarò in live sul canale Viola, in Tutti in the Box, dove farò altre preveggenze come quella di Garcia al Napoli. Parliamo di Frattesi. Parliamo di Frattesi. Io avevo già accennato questo discorso, però vedo che, siccome si insiste su questo nome di Frattesi, che a parer mio è una mossa completamente sbagliata. Poi ovviamente io ascolto anche la vostra, c'è di tutto. C'è uno che ieri sotto TikTok mi ha scritto che Baldanzi e Chukwueze sono fortissimi, io non capisco niente. Bene, sarà che io sono cresciuto con altri calciatori, probabilmente è colpa mia. Tornando a Frattesi, allora Frattesi è un bel giocatore, su questo ci siamo, ma per caratteristiche a noi non serve. Cioè sarebbero 30 milioni buttati, cioè gli unici 30 milioni che abbiamo li buttiamo per un giocatore che non ci serve? Allora, intanto quelli che mi dicono che giocano i due, la coppia Tonali Frattesi, proprio il calcio non fa per loro. Cioè Frattesi è una mezzala di inserimento, anche ieri la vedete, ha fatto gol, era oltre l'attaccante, quindi non è uno che gioca nei due. Frattesi non gioca nei due. Lui preferisce tra l'altro un centrocampo a 3, perché gioca nei 3, ma al massimo nel modulo del Milan, che non cambierà, perché Milan non cambierà modulo, gioca al posto di Diaz. Al posto di Diaz gioca lì. Anche perché se no poi tu dici possiamo cambiare modulo, e dall'altra parte devi comprare un altro, allora, perché poi c'hai Tonali. Benassere è rotto fino a febbraio, chi metti dall'altra parte? Krunic? O metti Krunic basso e Tonali, non so, ditemi voi. Quindi devi comprare un altro oltre Frattesi, che comunque dovrai comprare perché un trequartista serve. Poi è piccolino in un centrocampo, che in una squadra che noi siamo già piccolini, da Calabria a Tonali, che avevamo Diaz. Diaz è più scarso di Frattesi? Sicuramente Frattesi fa più gol al Sassuolo. Poi vediamo, però secondo me è uno che fa più gol. È meglio di Diaz? Non lo so, secondo me no, per esempio. Ma nemmeno all'Inter servirebbe, cioè sinceramente nemmeno all'Inter serve Frattesi. All'Inter può servire Frattesi nel momento in cui vendi Barella. Tra l'altro la Nord ha già avvisato Barella, non si vede, che poi vedi si fanno sentire, poi vediamo se li ascoltano, però intanto hanno già avvisato, va che Barella non lo devi vendere, hanno avvisati così. So che qualcuno qua lo vuole Frattesi, con pochi con quei soldi si può prendere altro. Sento parlare di Ziyech al Fenerbahce in Arabia Saudita. Tra l'altro sto mondo arabo che sta facendo man bassa di tutti gli ex calciatori, tutti i calciatori sul viale del tramonto, cosa vogliono fare? Questo sono d'accordo un po' con Ceferin, ma investi nel settore giovanile,
investi nelle scuole calcio invece che andare a comprare sti elefanti, diventa un cimitero degli elefanti. Sono così oggi, sto pensando, questi qua magari prendono Frattesi, pensano di aver risolto, ma non hanno risolto niente. Sarebbe un peggio di non prendere niente qua, cioè, sarebbe un grave errore che stiamo per fare. Però mi interessa sapere anche la vostra, eh. Cazzo, mi stavo dimenticando la cintura oggi. Altra cosa che l'algoritmo non legge, ma è molto importante e il Milan dovrebbe leggere: Frattesi è quel nome che scalda il cuore dei tifosi? Cioè, la piazza del Milan oggi è in protesta, no? E sono tutti arrabbiati, tutti arrabbiati. Tu vai ovunque, c'è Cardinale Vattene, Cardinale Out, Cardinale Maiale, dappertutto. Quindi, evidentemente, sono tutti arrabbiati. Prendendo Frattesi, calmi i tifosi? A me non sembra. Cioè, a me non sicuro. E secondo voi calmerà i tifosi prendere Frattesi? Ma soprattutto, cosa ancora più importante, oltre ai tifosi, anche i giocatori sono, diciamo, perplessi, ok? Perché è andato via la figura di Maldini e quindi i giocatori sono un po' perplessi. Prendere Frattesi rinvigorisce quelli che sono lì? Secondo voi? Crea comunque entusiasmo di nuovo nella squadra? Cioè, noi abbiamo vinto uno scudetto perché abbiamo overperformato, proprio perché c'era questa unione, no? Cioè, noi in questi anni abbiamo fatto poco a livello tecnico, perché prendevamo giocatori semi sconosciuti, e molto a livello di gruppo. Cioè, la forza del Milan era il gruppo, che era dato proprio dal fatto che Maldini e Massara erano sempre lì, eccetera. Avevano puntato tanto su questo, no? Non vendevano nessuno, eccetera, eccetera. Tenevano i giocatori, anche quelli un po' meno, comunque per fare gruppo. C'è ancora questa forza di gruppo? O l'abbiamo persa? Perché secondo me l'abbiamo un po' persa. Questo sarà molto grave quest'anno, perché noi abbiamo sempre puntato su quello. Quest'anno ci mancherà anche quello. Ditemi voi, io sto facendo domande. Poi ovviamente sapete qual è il mio pensiero, però mi piace sapere anche il vostro di pensiero, no? Cioè, io ho paura che questi veramente vanno a prendere Frattesi, poi prendono Ngular a sort, spendono 45 milioni, quelli sono, no? 15, 13 per Ngular e 30 per Frattesi, minimo. Tu spendi 45 milioni e non hai risolto niente. Cioè, e sei più scarso dell'anno scorso. Spendendo 45, cioè, questo è proprio il terrore. Noi, tra l'altro, altra cosa che noi non facciamo, noi non creiamo profitto. Cioè, ragazzi, noi non creiamo profitto come squadra. Il Milan non crea profitto. Adesso tu, per assurdo, hai preso Ciao a 8, potresti venderlo a 40, tutti pazzi in Germania per Ciao. Io sono d'accordo che non si vendano, però se da lì poi con quei soldi vai a investirli, tipo lì ha preso Nana a 0, lo vende a 50, ha creato profitto. Ha preso Lukaku a 70, di 65 più bonus, l'ha venduta a 120, ha fatto profitto. Poi se l'ha ripreso pure gratis. Ora giustamente il Chelsea dice: no, me lo paghi. Era ora. Cioè, non ti dico che mi devi dare i soldi cash, ma vuoi Lukaku, mi dai Onana, mi dai Barella, mi dai qualcosa. No, lo vogliono gratis. Ma lo voglio vedere sto Chelsea, perché adesso sembra che Koulibaly vada verso l'Arabia, speriamo. A me sembra tutto strano. Allora gli regalano. Vediamo cosa succede. Dai, oggi un video tranquillo. Vedi, sono abbastanza pacato. Penso sia l'ennesimo errore Frattesi. Però speriamo che magari succeda qualcosa che ci faccia cambiare. Vediamo. Ci vediamo il pomeriggio, ragazzi. Ciao.